Grazie a te, Lucio, grazie Maurizio per l'invito che mi onora di far parte di questo 18° corso. Nel guardare avanti, nel guardare al futuro, vorrei cominciare guardando indietro per capire come siamo arrivati dove stiamo oggi. Nel parlarvi di aspirina e di altri farmaci inibitori dei ciclo ossigenasi, questi sono i miei conflitti di interesse. Vi dico anche che il mio maggiore conflitto di interesse è rappresentato dal fatto di aver studiato l'aspirina per circa 40 anni della mia vita, che introduce un bias non modificabile in quello che vi dirò. 1881, questo distinto signore, Giulio Bizzozzero, professore di patologia generale all'Università di Torino, riporta la scoperta delle piastine come terzo elemento corpuscolato nel sangue, e Bizzozzero evidenzia sia un ruolo fisiologico di partecipazione dell'attivazione piastinica nell'emostasi primaria che un potenziale ruolo nella trombosi arteriosa. Quello che abbiamo appreso in questi anni che ci separano dalla scoperta di Bizzozzero è che le piastrine, pur essendo un elemento corpuscolato relativamente semplice, un frammento del citoplasma dei megacariociti, svolgono sia ruoli fisiologici che fisiopatologici estremamente complessi e che interessano diversi ambiti di patologia, utilizzando lo stesso paradigma di attivazione che va da questo stato di riposo allo spreading, all'attivazione e all'aggregazione. Purtroppo le piastrine fanno tutto questo utilizzando lo stesso macchinario biosintetico che si portano appresso quando escono dal midollo osseo, quello che gli deriva dai progenitori midollari, e quindi la possibilità di distinguere un intervento farmacologico che faccia solo del bene riducendo gli eventi trombotici senza toccare il loro ruolo emostatico finora non è stato possibile. Quest'altro giovane signore, Felix Hoffmann, è un chimico che nel 1897 lavorava nei laboratori di ricerca della Bayer, un'azienda che all'epoca faceva coloranti e che a un certo punto decide di entrare nel business farmaceutico e quindi dà incarico ai propri chimici di modificare sostanze naturali, in questo caso l'acido salicilico che vedete qui a sinistra, e questo Felix Hoffmann, riscaldando l'acido salicilico con anidride acetica per 3 ore, sintetizza per la prima volta in un ambiente industriale l'acido acetil salicilico, e questa modifica che lui introduce per motivi che ovviamente non potevano essere di natura molecolare, si rivelerà la chiave strumentale per spiegare le peculiarità del meccanismo d'azione dell'aspirina nell'inibire permanentemente l'attività ciclossigenasica di un enzima che si chiama PGGH sintasi, in questo caso PGH sintasi 1 perché parliamo delle piastrine, e cioè l'enzima che catalizza la trasformazione dell'acido arachidonico in composti intermedi che si chiamano endoperossidi ciclici, che sono i precursori di tutti i prostanoidi nelle piastrine del trombossano A2. Sono le scoperte di John Vane in Inghilterra, Bengt Samuelson in Svezia e Philip Majerus negli Stati Uniti negli anni 70 che consentono di stabilire un link fra Bizzozzero e Felix Hoffmann, perché questa peculiarità del meccanismo d'azione dell'aspirina dovuta a questo gruppo acetile che acetila selettivamente un singolo aminoacido nel canale della ciclossigenasi di questo enzima, che è responsabile del blocco selettivo e permanente della produzione piastrinica di trombossano. Il trombossano, come sapete, è il principale prodotto di trasformazione dell'acido arachidonico nelle piastrine umane. Una volta sintetizzato, interagisce con un recettore di membrana, il recettore TP,
evocando alterazioni ai livelli di calcio intracellulare e AMP ciclico che portano a una modifica conformazionale di questa glicoproteina alfa 2B beta 3, anche nota come GP2B3A, il recettore piastrinico del fibrinogeno, ed è il legame di una molecola di fibrinogeno a due piastrine contigue che rappresenta il meccanismo finale alla base dell'aggregazione piastrinica. Il trombostano ha la capacità di rinforzare, di amplificare il segnale di attivazione e lo fa analogamente a quello che fa l'ADP interagendo con alcuni recettori di membrana che sono i recettori P2Y, in particolare P2Y12. Quindi le piastrine hanno perlomeno due distinti meccanismi di amplificazione del segnale di attivazione. Questi non sono ridondanti e questo spiega l'effetto additivo di una doppia antiaggregazione piastrinica, così come si fa con aspirina e clopidogrel o aspirina e ticagrelor o prasugrel nelle sindromi coronariche acute. Ora, fino a quando ho cominciato a studiare l'aspirina come potenziale farmaco antipiastrinico, il metodo che si utilizzava per valutare la funzione piastrinica era quello di Gustav Born, descritto nel 1962 su Nature, che è un metodo geniale per l'epoca in cui si studia il passaggio della luce attraverso una sospensione di piastrine nel plasma arricchito di piastrine e quando si aggiunge uno stimolo aggregante, l'ADP, gli aggregati piastrinici vanno sul fondo, quindi passa più luce, il passaggio della luce viene registrato e ci dà una misura dell'aggregazione piastrinica. Capite bene che è un strumento che ci dà un'informazione funzionale complessa perché riflette l'intervento di tutta una serie di mediatori e di recettori. Il nostro approccio è stato quello di sostituire questo segnale elettrico con un segnale immunologico rappresentato dalla produzione piastrinica di trombostano A2 che si degrada per idrolisi in un prodotto chimicamente stabile che è il trombostano B2 e sviluppando in conigli e in cavie anticorpi che riconoscano selettivamente il trombostano B2. Capite bene che la differenza fra questi due metodi è che questo è uno strumento per misurare grossolanamente la funzione piastrinica ex vivo in un ambiente del tutto artificiale. Questo, la misurazione del trombostano B2, è un biomarcatore farmacodinamico che ha elevata sensibilità, elevata specificità, perché la sua produzione da parte delle piastrine è interamente dipendente dall'attività della ciclossigenasi 1 e quindi un blocco di questo enzima da parte dell'aspirina può abolire del 100% questo segnale immunologico che voi potete misurare facilmente. Utilizzando questo approccio abbiamo descritto la relazione log lineare di inibizione di questo enzima da parte dell'aspirina in soggetti sani volontari. Questo è l'effetto di singole dosi di aspirina crescenti questo riporta il percento di inibizione della produzione piastrinica di trombostano. Vedete che dopo una singola dose di 100 mg si ha un blocco virtualmente completo della produzione piastrinica di trombostano. Questo processo di acetilazione, come vi ho detto, modifica permanentemente l'attività ciclossigenasica di questo enzima perché si forma un legame chimico covalente fra quel gruppo acetile introdotto da Felix Hoffmann nella molecola dell'acido salicilico e questo singolo aminoacido di serina. Le piastrine non hanno nucleo, non sono in grado di fare nuova sintesi proteica, quindi questo difetto permane per la vita delle piastrine circolanti e questo fa sì che l'effetto di dosi molto basse, tipo 20-30 mg, sia cumulativo se voi le somministrate giornalmente. Ed è quello che abbiamo dimostrato in questo esperimento dando 30 mg al giorno per un mese. E vedete che questo è l'effetto della prima dose, seconda, terza, quinta, settima, nel giro di una settimana voi avete un blocco completo della produzione piastrinica di trombostano che permane per tutta la somministrazione circa un mese e al termine della somministrazione, quando smettete di dare aspirina, la ricomparsa in circolo di piastrine con ciclossigenasi intatta
dà luogo a un recupero tempo dipendente della produzione piastrinica di trombostano. Quindi in questo caso è completamente dissociata la farmacocinetica dalla farmacodinamica. Questo è un farmaco che ha una emivita brevissima di circa 15-20 minuti e però ha un effetto che dura per la vita delle piastrine, perché il difetto che induce è permanente. Come vedete nella parte superiore della diapositiva, misurando un prodotto idrolisi stabile della prostaciclina nelle urine, abbiamo dimostrato che questa dose bassa di aspirina non modifica la sintesi renale di prostaciclina. Oggi sappiamo, dopo la scoperta di COX-1 e COX-2, che questo è un indice di attività COX-1 piastrinica, e sappiamo che questo è un indice di attività COX-2 che è costitutivamente espressa nel rene umano a livello glomerulare, a livello tubulare. Quindi, se volete, la prima dimostrazione di un'inibizione COX selettiva da parte di basse dosi di aspirina. Ora, poiché 20 mg, 30 mg, se valutati qui, danno un 50% di inibizione, ma se valutati qua danno un 100% di inibizione, è chiaro che dobbiamo rivisitare la relazione dose-risposta. E quando abbiamo fatto questo abbiamo trovato che, mentre questa è la relazione dopo singola somministrazione fra dose di aspirina e percento di inibizione della produzione di trombostano, in seguito a somministrazione giornaliera la relazione dose-risposta si sposta a sinistra, come se il farmaco diventasse più potente. E se voi fate il calcolo dell'AD50, cioè le dosi necessarie per inibire la produzione di piastrina di trombostano al 50%, il farmaco diventa 8 volte più potente in base all'effetto cumulativo di inattivazione progressiva della ciclossigenasi. Ora, questo risultato ci consentiva di predire che un effetto antitrombotico legato a questo specifico meccanismo d'azione potesse mostrare due peculiarità, e cioè richiedere una singola somministrazione giornaliera, nonostante l'emivita molto breve dell'aspirina; secondo, essere un effetto saturabile a basse dosi, cioè una volta che tu hai raggiunto il 100% di inibizione di quel pathway biosintetico, è chiaro che non puoi fare di più. Metà anni 80, da poco era stato pubblicato un trial clinico chiamato AMIS in 4.500 pazienti con infarto del miocardio, che aveva dimostrato zero effetto sulla mortalità. Ed era un trial che adoperava 1.000 mg di aspirina al giorno, un grammo di aspirina al giorno, perché la gente aveva iniziato a studiare l'aspirina come potenziale farmaco antitrombotico a dosi che derivavano dall'uso di aspirina come analgesico, antinfiammatorio, antipiretico, che sono dosi 20, 30, 50 volte superiori. Allora, questi tre signori che ho chiamato di Oxford Trio sono due epidemiologi, oggi Sir Richard Pito e Sir Rory Collins, e un cardiologo, il professor Peter Slide, che dopo aver visto questi risultati, non solo i miei ma anche quelli di Gareth Fitzgerald, di Philip Mangero, si sono convinti che forse la strada da percorrere era quella di basse dosi di aspirina. E quindi quando loro pubblicano nel 1988, esattamente 30 anni fa, i risultati dell'ISIS-2, uno studio che vi mostrerò tra poco, nell'introduzione dicono: quantunque 40 mg al giorno eventualmente realizzerebbe una inibizione virtualmente completa della ciclossigenasi, dosi maggiori come i 160 mg usati nell'ISIS-2 sono necessari per un effetto rapido nel primo giorno di trattamento, perché volevamo fare uno studio nella fase acuta dell'infarto del miocardio, cioè reclutando pazienti entro le prime 24 ore dall'inizio dei sintomi. Questo trial, che è un fattoriale 2x2, quindi sapete tutto dalle lezioni di metodologia di questo corso, recluta più di 17.000 pazienti con infarto acuto del miocardio, randomizzati a prendere streptokinasi o placebo, o aspirina a basse dosi o placebo. Endpoint primario, quello più duro tra gli hard endpoints, cioè la mortalità per cause vascolari. E questi sono i risultati del confronto fra infusione di placebo e infusione di streptokinasi, fra compresse di placebo e compresse di aspirina,
e fra la infusione di placebo e la somministrazione di compresse di placebo e la somministrazione dei due farmaci attivi. Quello che vedete su questa scala è il numero cumulativo di morti per cause vascolari, questa è la scala del tempo, giorni da randomizzazione, un trial breve, 5 settimane di trattamento. E quello che dimostra questo trial è un beneficio in termini di riduzione della mortalità del trombolitico da solo, dell'aspirina a basse dosi da solo, ognuno dei quali riduce la mortalità, come vedete, circa il 25%, e un effetto additivo quando viene fatta la somministrazione di entrambi rispetto a nessuno dei due, riducendo la mortalità in maniera drammatica dal 13% all'8%. Una differenza assoluta del 5% o 50 per 1000, 52 per 1000, quindi un valore di NNT inferiore a 20. Ora, questo ha cambiato drammaticamente dalla sera alla mattina il modo di trattare l'infarto acuto del miocardio. Fino a quel momento si faceva ben poco per il trattamento dell'infarto acuto del miocardio, ma soprattutto ha dimostrato tre fatti importanti. Primo, l'aspirina è un farmaco salvavita. Secondo, il trombostano gioca un ruolo fondamentale nella trombosi coronarica. Terzo, la trombosi coronarica è un evento dinamico, altrimenti non vi spieghereste l'effetto di un farmaco che non agisce con la streptochinasi sul trombo già formato, ma impedisce l'ulteriore formazione di trombo che avviene nei giorni e nelle settimane successive all'evento acuto. Avete tutti sentito parlare di meta-analisi, questa meta-analisi pubblicata nel 2002 dal gruppo collaborativo Antithrombotic Trials Collaboration ha guardato agli effetti dell'aspirina alle dosi estremamente diverse alle quali era stata testata nel tempo, da 75 a 1500 mg, in trial clinici di pazienti a alto rischio cardiovascolare, misurando l'impatto sugli eventi vascolari maggiori, cioè infarto, ictus e morte per cause vascolari. E come potete vedere, i trial che adoperavano le dosi più basse, 75-150 mg, sono quelli che hanno prodotto la maggiore riduzione del rischio di sviluppare un evento vascolare maggiore, di circa un terzo. Dosi doppie, 160-325 mg, hanno ridotto il rischio di circa un quarto. Dosi fino a 10 volte, 20 volte superiori, hanno ridotto il rischio di circa un quinto. Quindi se volete tracciare una qualche relazione fra la dose giornaliera di aspirina e il beneficio clinico in termini di riduzione relativa del rischio, questa relazione è inversa. Non è la tradizionale relazione diretta che ci aspettiamo fra dose di un farmaco e il suo effetto clinico, compatibilmente con il concetto che anche l'effetto clinico è saturabile a basse dosi. Allora, perché ci dovrebbe essere una apparente perdita di efficacia salendo con le dosi? Beh, una possibile spiegazione è questa diversa relazione fra la dose di aspirina somministrata in soggetti sani volontari e l'escrezione urinaria del principale metabolita enzimatico della prostaciclina, un prostanoide prodotto dalla parete arteriosa che, come sapete, ha effetti biologici diametralmente opposti a quelli del trombostano, cioè un potente antiaggregante e un vasodilatatore. È, se volete, il nostro antiaggregante naturale. È quello prodotto dall'endotelio che dice alle piastine stay away, dà un segnale inibitorio che impedisce l'adesione e l'attivazione delle piastine su un endotelio sano. Come vedete, diversamente dalla relazione che vi ho mostrato prima per l'inibizione della sintesi di trombostano, l'inibizione della produzione di prostaciclina è dose dipendente e raggiunge un nadir a dosi giornaliere fra 650 e 1300 mg. E questo è compatibile con il fatto che, mentre nelle piastrine la principale isoforma di ciclossigenasi, la COX-1, impegnata nella biosintesi di trombostano, nelle cellule endoteliali l'enzima, la isoforma di ciclossigenasi coinvolta nella produzione di prostaciclina è la COX-2. E come sappiamo dall'esperienza clinica ultradecennale di aspirina come analgesico e antipiretico, antinfiammatorio, che sono tipicamente effetti COX-2 dipendenti, ci vogliono dosi maggiori per inibire la COX-2 rispetto all'inibizione di COX-1.
Ora, oggi sappiamo dall'esperienza fatta con i COXIP che inibire la COX-2 nell'apparato cardiovascolare non è una buona idea per l'omeostasi cardiovascolare, perché il venir meno della sintesi di questo antiaggregante endogeno aumenta la probabilità di aterotrombosi coronarica. Inoltre la prostaciclina ha un impatto sulla sintesi di ossido nitrico. Questo, insieme all'inibizione di COX-2 nei cardiomiociti, può aumentare il rischio di scompenso cardiaco, e l'aumento della pressione che deriva da un'inibizione di ciclossigenasi 2 a livello renale porta a un aumento di pressione che può contribuire a un aumento del rischio cardiovascolare nel lungo termine. Fino all'inizio degli anni 2000 tutte queste venivano ritenute elucubrazioni mentali, esercizi accademici di fisiopatologia. In realtà, con l'esperienza fatta con l'uso dei COXIB, in particolare celecoxib e rofecoxib, che sono stati studiati in una sessantina di trial clinici randomizzati contro il placebo, hanno dimostrato che l'uso di questi farmaci aumenta il rischio di eventi vascolari maggiori di circa il 40%. Quindi, per riassumere questa parte della storia, l'acetilazione della COX-1 piastrinica è un evento saturabile a basse concentrazioni in vitro, a basse dosi in vivo. L'inibizione della produzione piastrinica di trombossano è anch'esso un evento saturabile, come vi ho mostrato prima. Il beneficio clinico dell'aspirina come farmaco antitrombotico è anch'esso saturabile, ed è la coincidenza, la concordanza fra lo stesso requisito di una singola somministrazione giornaliera, nonostante la brevissima emivita, per ottenere tutti questi tre effetti e la saturabilità degli effetti a basse dosi, che ci fa pensare di poter attribuire la differenza fra la vita e la morte, che è stata dimostrata dall'ISIS-2 nell'infarto acuto del miocardio, come dovuta all'acetilazione di un singolo aminoacido di serina all'interno di una singola proteina piastrinica, la ciclossigenasi 1. Ora, qual è l'evidenza, se ci spostiamo sul fronte della chemioprevenzione del cancro colorettale, che sostiene che l'aspirina possa avere, apparentemente alle stesse dosi, un effetto chemopreventivo nei confronti del cancro colorettale, ma anche del cancro esofageo e quello dello stomaco? Beh, ci sono oltre 40 studi osservazionali caso controllo e una loro meta-analisi pubblicata sul Lancet Oncology 5 anni fa. Da quello che avete sentito dal corso sulla metodologia, studi osservazionali hanno tutti i limiti che voi conoscete. Ci consentono di stabilire che c'è un'associazione fra due cose che noi misuriamo, ma non ci consentono di stabilire che c'è una relazione causa-effetto. Poi sono venuti 4 trial clinici controllati con placebo in soggetti con adenoma colorettale sporadico, e di questi vi farò vedere i dati. Ma l'endpoint primario di questi trial non era lo sviluppo di un tumore del cancro, che avrebbe richiesto un follow-up lunghissimo, ma la ricorrenza dell'adenoma. Poi c'è un trial clinico controllato con placebo in pazienti con sindrome di Lynch, che come sapete è una forma rara di cancro colorettale su base genetica. C'è il follow-up a lungo termine di uno studio di prevenzione primaria, il Women Health Study, che ha reclutato 40.000 donne delle professioni sanitarie, ha randomizzato queste persone a placebo o 100 mg di aspirina a giorni alterni. Un trial di prevenzione primaria in cardiovascolare. E poi ci sono una serie di analisi post hoc fatte da un neurologo che lavora all'Università di Oxford, che si chiama Peter Rothwell, che si è preso la briga di andare a vedere in tutti i trial clinici, sia di prevenzione primaria che secondaria fatti con aspirina, che cosa era successo nel tempo, nel follow-up a lungo termine, fino a 20 anni, dopo l'ingresso in questi trial, quando la gente aveva ovviamente sospeso l'aspirina dopo i primi 3, 5, 10 anni di terapia al massimo, che cosa era successo in termini di incidenza di tumori e di mortalità da tumori, in particolare quello colorettale. Le analisi post hoc sono analisi post hoc, sono analisi post hoc con tutti i limiti che voi conoscete. Allora, vi dicevo dei 4 trial
dell'aspirina per la prevenzione della ricorrenza di un adenoma colorettale sporadico. Allora, come vedete, c'è un beneficio apparente misurando qualunque adenoma o lesioni avanzate, che è stimato da questa meta-analisi nell'ordine del 20% o nel 30% di riduzione nei soggetti trattati con aspirina rispetto a placebo. La cosa interessante è che negli stessi anni in cui si facevano questi studi indipendenti con l'aspirina, Merck e Pfizer facevano studi analoghi con rofecoxib e celecoxib. E questa diapositiva vi mostra che ognuno di questi farmaci è in grado di ridurre la ricorrenza di un adenoma colorettale sporadico e sorprendentemente l'effetto di 81 mg di aspirina somministrati una volta al giorno sembra essere non molto diverso da quello di 25 mg, una dose piena di rofecoxib, che come sapete è un inibitore selettivo di COX-2. E su questa apparente contraddizione tornerò parlando di meccanismo d'azione. Poi ci sono le analisi post hoc fatte da Peter Rothwell, di cui non vi mostrerò i dati, ma soltanto un sommario delle caratteristiche principali di quello che sembra essere l'effetto chemopreventivo dell'aspirina nei trial cardiovascolari. Si vede un beneficio chiaro a dosi basse, come 75 mg adoperate in questi due trial, prevenzione primaria e prevenzione secondaria. Non c'è alcuna evidenza convincente che dosi più alte fino a 1200 mg al giorno siano più efficaci nella prevenzione del cancro colorettale e della mortalità legata al cancro colorettale. Come vi ho detto prima, si vede evidenza di chemioprevenzione del cancro colorettale anche in uno studio di prevenzione primaria su queste 40.000 donne americane che prendevano l'aspirina non ogni giorno, ma a giorni alterni, perché si pensava che questo aiutasse a aumentare la selettività nei confronti della prostaciclina. Quindi un farmaco che ha un'emivita di 20 minuti somministrato ogni 48 ore. E in questo studio, dopo 10 anni di terapia, seguendo queste donne fino a 20 anni, si vede evidenza di una riduzione del cancro colorettale. Infine, in uno dei trial clinici di prevenzione primaria analizzati da Peter Rothwell, è stata adoperata una formulazione a rilascio controllato di 75 mg al giorno di aspirina, che era stata sviluppata da Gary Fitzgerald per realizzare l'obiettivo di massimizzare l'effetto sulle piastine nella circolazione portale, cioè quando l'aspirina incontra le piastrine durante l'assorbimento nel sangue che va dall'intestino al fegato, prima di essere deacetilata da parte del fegato, perché quel gruppo acetile che Felix Hoffman ha introdotto può essere tolto dalle esterasi dell'intestino, del fegato e del plasma. E di fatto di quello che voi somministrate di aspirina soltanto il 50% arriva intatto nella circolazione sistemica. Quindi Fitzgerald ha cercato di realizzare un'acetilazione presistemica della COX-1 piastinica in modo da evitare di inibire la COX-2 delle cellule endoteliali a livello sistemico. E nonostante queste caratteristiche si vede un effetto chemopreventivo dell'aspirina di questa particolare formulazione a rilascio controllato, il che ci deve interrogare su qual è un meccanismo d'azione verosimile di chemoprevenzione che sia compatibile con tutte queste caratteristiche che vi ho elencato. Allora, pensando a un potenziale bersaglio cellulare di aspirina data una sola volta al giorno, addirittura a giorni alterni, il primo che vi viene in mente è la piastrina, che esprime, perlomeno se guardiamo le piastrine mature, soltanto COX-1, se guardiamo le neopiastrine liberate al midollo osseo, esprimo transitoriamente COX-2, i megacariociti e le propiastrine, che esprimono anch'essi COX-1 e COX-2 durante la maturazione megacariocitaria, ma è possibile anche pensare a un subset di cellule epiteliali intestinali o cellule stromali, la cui capacità di risintetizzare COX-1 e o COX-2 dopo acetilazione da parte dell'aspirina sia particolarmente lenta, in modo da consentire all'aspirina di esercitare un effetto cumulativo nel tempo e quindi anche persistente nel tempo,
E lo stesso ragionamento si può fare su un subset di macrofagi tissutali. Ora, per rispondere al quesito di quale sia il più verosimile bersaglio cellulare dell'azione dell'aspirina somministrata a basse dosi a livello intestinale rispetto alle piastrine circolanti, abbiamo disegnato insieme con Paola Patrignani, che lavora all'Università di Chieti, e Angel Lanas, che è un gastroenterologo che lavora all'Università di Saragozza, un complesso studio reclutando 40 individui che andavano incontro a screening con colonoscopia, che venivano trattati con 100 mg al giorno di aspirina per 7 giorni prima della colonoscopia, i quali si ottenevano dei campioni prima della somministrazione di aspirina al termine di una settimana. Questi 40 individui erano randomizzati per essere soggetti a campionamento e biopsie a 7 ore oppure a 24 ore dall'ultima somministrazione di aspirina, perché non sapendo quale potesse essere la durata dell'effetto dell'aspirina sulla COX-1 di cellule intestinali epiteliali della mucosa colorettale, volevamo vedere un effetto al picco e un effetto subito prima della somministrazione successiva, cioè al termine dell'intervallo posologico. Nella mucosa apparentemente normale rettale ottenuta da questi individui si vede soltanto COX-1 espressa, non si vede COX-2, si vede una delle PGE sintasi, la MPGE sintasi 1, cioè la isomerasi che sta a valle della ciclossigenasi e che è responsabile della trasformazione PGH2 in PGE2, si vede un enzima coinvolto nella degradazione dei prostanoidi, che è la 15 prostaglandina deidrogenasi. Paola Patrignani a Chieti ha sviluppato un metodo basato sulla spettrometria di massa per quantizzare la forma acetilata della COX-1 rispetto alla forma non acetilata, quella che non è stata modificata dall'aspirina. Quindi questi dati mostrano sulla vostra sinistra la sintesi da parte dei frammenti di mucosa colorettale di PG2 e sul riquadro B la percentuale di COX-1 acetilata dall'aspirina. Gruppo 1 è quello in cui i campioni sono stati ottenuti a 7 ore, gruppo 2 sono quelli in cui i campioni di mucosa colorettale sono stati ottenuti a 24 ore dall'ultima somministrazione. Confronto è fra grado di acetilazione dello stesso enzima nelle piastrine e quello nel retto, nel colon sinistro e nel colon destro. E come potete vedere, sia nel gruppo 1 che nel gruppo 2 c'è una acetilazione misurabile non solo nelle piastrine periferiche ma anche nella mucosa colorettale, e tuttavia il livello di acetilazione nelle piastrine è significativamente superiore a quello della mucosa colorettale. E questo è vero sia dopo 7 ore dalla somministrazione che dopo 24 ore dalla somministrazione. Questo si accompagna a una parziale riduzione della produzione da parte della mucosa di prostaglandina E2, a indicare che questo livello di acetilazione non è sufficiente a avere un blocco totale della produzione di prostanoidi. Questo livello di acetilazione nelle piastrine è in grado di spegnere completamente la produzione piastrinica di trombossano. Quindi questo esperimento ci porta a pensare primariamente alle piastrine come target cellulare di un effetto chemopreventivo dell'aspirina, ma non ci consente di escludere che ci sia un contributo anche da parte dell'acetilazione della COX-1 della mucosa colorettale. Un lavoro estremamente interessante che vi consiglio di leggere è stato pubblicato l'anno scorso su Science Immunology, dimostra che le piastrine compromettono l'immunità basata sulla reazione delle cellule T contro il cancro attraverso l'asse fra TGF-beta e questo recettore di ancoraggio del TGF-beta che è costitutivamente espresso sulla membrana piastrinica, chiamato GARP. Questo lavoro dimostra che le cellule tumorali sono in grado di dirottare, gli autori usano proprio il termine hijacking, che è il termine che si usa nel dirottamento di un aereo. Evidentemente nella cabina di pilotaggio non c'è nessuno, perché nelle piastrine non c'è un nucleo, quindi forse il dirottamento riesce anche meglio per questa peculiarità. E nella discussione
Questi autori dicono fisiologicamente il cancro rappresenta una ferita cronica che non guarisce, la cui progressione e metastasi è inevitabilmente accompagnata da danno endoteliale vascolare e dalla esposizione locale a multipli attivatori piastrinici. Quindi il nostro studio dimostra che, o suggerisce che il cancro dirotta le funzioni di riparazione tessutale ed emostatica delle piastrine a sopprimere l'immunità antitumorale mediata dalle cellule T. Il TGF-beta è un potente segnale inibitorio nei confronti dell'attività delle cellule T. E loro dimostrano, con esperimenti fatti in modelli murini di melanoma e di cancro colorettale, che una terapia di combinazione con farmaci antipiastrinici, hanno usato la combinazione di aspirina e clopidogrel, e immunoterapia, può rappresentare un nuovo paradigma per il trattamento razionale del cancro nel futuro. In esperimenti fatti insieme con Paola Patrignani a Chieti abbiamo esplorato un altro effetto noto da tempo delle piastrine nel contribuire alla metastatizzazione tumorale, e in questo studio di topi immunodeficienti la coincubazione di piastrine è in grado, con cellule tumorali di cancro colorettale, è in grado, rispetto alla somministrazione delle sole cellule HT, di favorire la metastatizzazione a livello polmonare, e tutto questo può essere soppresso dalla somministrazione di aspirina. Quindi, insieme con Paola Patrignani, abbiamo proposto in questa review pubblicata nel 2016 che la liberazione da parte delle piastrine attivate in sedi di lesioni della mucosa intestinale possa liberare una varietà di mediatori di natura lipidica, proteica, di microvescicole, che possono impattare nelle fasi precoci di trasformazione di una mucosa intestinale normale in una lesione adenomatosa. E l'evidenza che vi ho mostrato prima da 4 trial clinici controllati con placebo, che dimostra la capacità dell'aspirina di ridurre il rischio di ricorrenza, sono consistenti con un ruolo dell'attivazione piastrinica in una fase precoce. Ma, come vi ho mostrato, la piastrina può contribuire anche nelle fasi più avanzate di tumorigenesi intestinali, o attraverso la soppressione della risposta immunitaria, o attraverso la facilitazione della metastatizzazione del tumore. Quanto precocemente è dimostrabile un effetto chemopreventivo dell'aspirina? In questa analisi di Peter Rothwell, pubblicata 5 anni fa su Lancet, lui ha misurato l'incidenza complessiva di cancro in 6 trial clinici di prevenzione primaria con aspirina, che adoperavano tutti 100 mg una volta al giorno, che sono questi 6 trial indicati da, da questi acronimi, e ha utilizzato i dati individuali dei pazienti, dei soggetti reclutati in questi trial, per fare una time to event analysis. Quindi, per ciascun soggetto sappiamo quando gli è stato diagnosticato un tumore. E attraverso questa time to event analysis, come potete vedere, in nessuno di questi 6 trial si vede alcunché misurando cancer incidence durante i primi 3 anni, ma in ciascuno di questi 6 trial si vede una ridotta incidenza di tumori a partire dai 3 anni in poi. E la dimensione del beneficio suggerita dalla meta-analisi è una riduzione di circa un quarto dell'incidenza dei tumori. Ora, in che misura un beneficio di questo ordine di grandezza potrebbe cambiare quello che è un bilanciamento sostanzialmente incerto fra benefici cardiovascolari e rischio di sanguinamenti maggiori, soprattutto a livello gastrointestinale, in soggetti in prevenzione primaria? Beh, per rispondere a questo quesito, insieme con 2 epidemiologi dell'American Cancer Society, abbiamo preso questo limite superiore dell'intervallo di confidenza al 95%, che suggerisce che nella peggiore delle ipotesi questo beneficio possa essere una riduzione del 10%, e abbiamo simulato che cosa succede nella popolazione americana in questo range di età 50-59, poi 65-74, prima per le donne, poi per gli uomini, sui principali outcome che sono stati misurati nei trial di prevenzione primaria, che sono i sanguinamenti non fatali, morte vascolare, infarto, ictus, e poi tutti i tumori, quindi overall cancer incidence.
Questo è il bilanciamento 2-1 fra la prevenzione di eventi cardiovascolari e l'aumento di sanguinamenti maggiori che si ha in donne giovani. Questa è la simulazione di quello che succederebbe con un'ipotetica riduzione del 10% nell'incidenza di cancro. Un beneficio che è almeno altrettanto grande di quello della prevenzione di eventi cardiovascolari maggiori. Tutto questo ovviamente viene amplificato dall'età, con la quale aumenta l'incidenza delle malattie cardiovascolari e dei tumori, aumenta anche il rischio di sanguinamenti, come è noto. E come potete vedere, di nuovo, l'entità di questo beneficio chemopreventivo è altrettanto grande in termini assoluti. Questi sono numeri di eventi evitati per 1000 soggetti trattati. E se voi mettete insieme questi due benefici, questi pesano almeno 3-5 volte più dell'aumento assoluto di sanguinamenti maggiori. E lo stesso si vede, non sorprendentemente, nel genere maschile, dove nuovamente questi numeri sono sostanzialmente analoghi, e se voi mettete insieme questi due benefici, questi pesano 3-5 volte di più dell'eccesso di sanguinamenti maggiori. Ora, avendo visto qual è l'evidenza della quale disponiamo fino ad oggi, che impatto ha avuto questo tipo di evidenza? Nessuna delle linee di evidenza che vi ho mostrato, e qui sfondo immagino una porta aperta avendo appena sentito lezioni di metodologia degli studi clinici, nessuna di queste linee di evidenza è il gold standard che pretendiamo di vedere, cioè un trial clinico che abbia lo sviluppo del cancro colorettale come endpoint primario. Ci sono state due conseguenze maggiori di questa evidenza imperfetta, che però è in qualche modo convincente perché viene da molte diverse linee indipendenti. E pensare che tutto questo sia dovuto al caso credo che abbia un livello probabilità veramente molto modesto. La prima conseguenza pratica è che questa organizzazione indipendente americana che si chiama US Preventive Services Task Force, che come sapete emette periodicamente linee guida nei più diversi campi della medicina, nel 2016 ha pubblicato questa prima raccomandazione che dice che questa organizzazione raccomanda di iniziare l'uso di basse dosi di aspirina per la prevenzione primaria delle malattie cardiovascolari e del cancro colorettale in adulti di età compresa fra 50 e 59 anni che abbiano un rischio cardiovascolare stimato a 10 anni di almeno il 10%, non siano ad aumentato rischio emorragico, abbia un'aspettativa di vita di almeno 10 anni e ovviamente siano disponibili a prendere l'aspirina giornalmente per almeno 10 anni. Poi danno una raccomandazione più debole per le persone di età fra 60 e 69 anni, dove dicono sostanzialmente che questa scelta dovrebbe essere una scelta individuale. La seconda conseguenza è che la comunità oncologica, che come sapete particolarmente in questo momento è bombardata da una miriade di aziende che hanno deciso di investire, di shiftare tutti i loro investimenti al campo cardiovascolare, al campo oncologico, perché si arriva molto prima sul mercato e si ottiene un ritorno sugli investimenti molto maggiore. Quindi, nonostante la comunità oncologica sia bombardata dalle proposte di studi profumatamente retribuiti, si stanno muovendo per fare studi indipendenti, finanziati con fondi pubblici, come è tutta la ricerca sull'aspirina in campo cardiovascolare, per testare l'ipotesi che l'aspirina possa essere utilizzata in trial di terapia adiuvante, cioè dopo la diagnosi del tumore, come questo trial che è attualmente in corso in Inghilterra, che si chiama Ad Aspirin Trial, che sono essenzialmente 4 trial di fase 3 in parallelo, dove i partecipanti hanno ricevuto il trattamento primario con intento curativo per un tumore solido in una fase iniziale a livello colorettale, mammella, gastroesofageo, prostata. Ognuno di questi pazienti viene randomizzato a ricevere placebo 100 o 300 mg di aspirina al giorno e l'outcome primario è disease free survival o overall survival. Come vedete ci sono circa 10.000 pazienti in tutto in questo trial e sono già stati reclutati oltre 3.000 pazienti di questo trial.
follow-up è almeno di 5 anni, quindi ci vorrà del tempo prima che sapremo i risultati di questo studio. Io partecipo a questo studio come membro dello steering committee, ovviamente stiamo disegnando tutta una serie di sottostudi meccanicistici, uno dei quali comporta la raccolta di urina al baseline di questi pazienti per misurare i metaboliti del trombosano e testare l'ipotesi che un'attivazione piastrinica a baseline sia un predittore importante della ricorrenza del tumore e o della sua metastatizzazione. Questo è lo sguardo al futuro. Mi viene obbligo di dire che tutto quello che vi ho raccontato è il frutto del lavoro, dell'intelligenza, dell'amicizia, della partecipazione di tantissime persone, qui ne ho elencate alcune: Paola Patrignani, Melania De Ovizio a Chieti, Angelanas all'Università di Saragozza, Ruth Langley, che è il motore, l'ispiratore ad Aspen Trial di cui vi ho appena parlato, Bianca Rocca, Alessandro Sgambato alla Cattolica di Roma, Michael Thun, Eric Jacobs all'American Cancer Society. Tutto questo richiede dei soldi e i soldi ci sono stati dati da questi enti che vedete qui elencati. Vi ringrazio per la vostra attenzione.